chi è a mamma? Hanno iniziato a bussare e lei ci ha messo paura, è vero? Ecco qua, si stiracchia, yes. Ecco qua. Pausa fatta, ma andiamo dentro, dai mia, vieni. Andiamo dentro, vieni a mamma, vieni. Dentro, dai. Quanto sta pure dentro il sole, perché lei esce fuori, si mette al sole. È vero, gli piace riscaldarsi. Comunque, buongiorno, bentornati in un nuovo video, in un nuovo giorno. Io vi voglio far vedere qua che situazione ho con i panni, perché i miei figli, cioè la cesta comunque è vuota, vedi, cioè tutta vuota, però siccome c'era appoggiato il tappeto sotto, oh, mica si scocciano magari di alzare il tappeto, che mettono i panni dentro, no, che, ma che sei scema, l'ho fatto io, capito? Mia, che devi fare qui? Devi andare di là, mamma adesso deve pulire, E niente ragazzi, ma comunque comincio con le pulizie. E niente, sono solita mattina. Niente, oggi ragazzi ho trovato il posto al sole. Proprio un posto al sole. E fa un caldo della miseria. Cioè, oggi è per me 17 ottobre. E fammi vedere quanti gradi ci stanno per sfizio. Ci stanno 26 gradi ragazzi, 26. Infatti fa un caldo della miseria. Ci sto sudando come una porcellina. Togliamo l'occhialino, anzi rimettiamolo, perché tanto c'è il sole che dà fastidio agli occhi. E niente, aspetto Vincenzo. Cristian è voluto andare a casa. Niente, non è voluto restare qui con me, quindi l'ho accompagnato un attimo. E sto qua. Uff, mi sono dimenticata pure di portargli il telefono. E quindi giustamente dice, ma che faccio? E c'ha ragione. Vabbè, io per me mi sono fatta il riso nero, mentre per loro ho fatto le tagliatelle e gliele vado a condire con, guarda qua il casino, gliele vado a condire con il sugo di ieri a pranzo e basta, questo sarà il nostro pranzettino. E mentre cuocevo il riso, con la scusa che comunque deve cuocere un 35-40 minuti, mi sono cotta pure al vapore i fagiolini, ho pulito tutto, quindi li ho cotti. E niente, pare che siamo in estate ragazzi, sto studiando. Allora, siamo arrivati a casa. Ma non per dirlo, mio figlio Vincenzo mi ha fatto perdere tutti i miei 30 anni di vita, ragazzi. Praticamente lui alle 13.55, 56, a volte 54, sta già vicino alla macchina, no? Erano le 14 e ancora non arrivava. E a me ha iniziato a battere il cuore in una maniera tremendamente forte. Comunque, in poche parole, poi erano le... Comunque si è ritirato vicino alla macchina, che erano le 14.06. Ragazzi, vuol dire che mi ha fatto veramente prendere uno spavento esagerato, una cosa assurda. Una cosa assurda. Ma quando mai? Quando mai? Ci stringe! Non si pazzi! Comunque oggi, ne buono. La prendono tutta facilmente, capì? Comunque, in poche parole, mi ha fatto veramente... Ho fatto una paura tremenda. Comunque, mo mangiamo, che sono quasi le 2:30, sono 25. E dopo vi faccio... ho lasciato l'acqua aperta. Dopo vi faccio vedere pure una cosina che mi è arrivata super, super carina. Veramente molto bella e soprattutto, ragazzi, è un'azienda super italiana. Nata da pochissimo e quindi insomma sono veramente contenta di anche di poter aiutare, ecco, queste aziende italiane, perché sappiamo che in questo periodo soprattutto non è facile andare avanti e soprattutto ci vuole molto coraggio oggi ad aprire un qualsiasi tipo di attività, che sia un'attività fatta da casa, che sia un'attività che richiede un laboratorio, un'attività che appunto richiede varie cosine, no? Quindi veramente oggi ci vuole molto molto coraggio. E niente, dopo vi faccio vedere. E questo qua è il mio pranzo, riso nero e ho fatto fagiolini e pomodorini. Proteine vicino ragazzi, non ce le ho messe, potrei mettere il tonno, il pollo, ma mi scoccia. C'ho l'hamburger di pollo, ma la voglio mangiare stasera. E quindi oggi vado così, bella semplice, semplice, veloce, veloce. Buon appetito, guarda che capelli. Ah, i fagiolini e pomodorini ho condito con olio e salsa di soia invece del sale. E favo. Ma perché mi lecca così la gamba?
Te lo giuro, me la sta lavando. Io sto patendo il solletico. Lei mi sta lavando la coscia. Ma perché? Ma che stai a fare? Oh! Ma che fai? Eccola che riparte. Basta mamma, che mi fai solletica, ma non tengo niente. Niente, gli piace la coscia mia, raga. Forse no, non c'ho niente. Boh, che cavolo odori? Quando sei bella, mamma gioia. Fatti vedere gli occhi come sei bella, tu questo occhiale. Madonna, mamma! Fatti vedere quando sei bella con questi occhietti. A parte i miei capelli tutti scombinati, comunque sono andata a ritirare anche i bambini, tutto bene, siamo a casa. E adesso ragazzi mi metto a piegare i panni, perché poi in asciugatrice ce n'ho altri che hanno quasi finito di asciugarsi, manca una mezz'oretta. Qui c'è sempre lei appresso a me, una cosa... Lasciala stare che quella mo si addormenta. Non ha dato fastidio. Te devo dire una cosa. Allora, Cristian mi ha detto la sua cosa. Comunque vi voglio far vedere appunto l'orecchino, ragazzi, che mi è arrivato dell'azienda che vi parlavo prima, appunto un'azienda tutta italiana, creata, nata da pochissimo. Fanno degli orecchini, ragazzi, fantastici. Comunque la qualità si vede che è veramente ottima. Ma poi anche il pacchettino, l'ho buttato già, comunque era scritto dietro il mio nome, cognome, la strada, scritto a mano, tipo con, sai, il pennarello indelebile bianco, super carino. E poi anche il sacchettino è in, che ne so come si chiama sto tessuto, è tipo silicone, gomma, non lo so, però è bello resistente. E all'interno c'è appunto l'orecchino che ho scelto, My Love, ma da guardare dietro. Deborah, grazie da My Love. Cioè, è troppo bello, la dedica personale, perché poi è scritta a mano, cioè qualcosa di fantastico. Allora, questo qua è l'orecchino, mo lo apriamo, vi faccio vedere. È troppo troppo bello, mi è piaciuto tantissimo. Poi ci sono nero, per esempio anche per gli uomini, c'è colorato, sai come si portano adesso quei colori belli, verde, fucsia. Comunque vi lascio qua sotto il sito, andate a dare un'occhiata, perché con la scusa che stiamo sotto Natale, secondo me è un ottimo regalo. E poi ecco, aiutiamo a queste aziende italiane che hanno veramente tanto 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 coraggio, e auguro veramente tantissima fortuna e tanta, come si dice, prosperità? Non lo so mo il termine giusto. Comunque veramente gli auguro ogni bene a Luigi. Ok, praticamente, aspettate, voglio vedere un attimo se riesco a mettervi più alti. Praticamente per andare ad aprire l'orecchino bisogna, mia, gli occhiali no grazie, bisogna svitare questa pallina dietro. Poi ci stanno anche per esempio con le palline colorate. Ok, e andiamo ad inserire il tutto nella nostra orecchietta. Messo, però ragazzi mi sono dovuta servire lo specchio, perché così col telefono, ragazzi, mica gliela facevo. Allora, mo vado ad avvitare la pallina dietro. Ok, messo, ho fatto dietro anche qua la pallina. Carino, veramente super super carino. Io appunto ho preso questo qui, non so adesso quanto si possa vedere, con questi brillantini qui, troppo troppo bello, mi piace veramente super tantissimo. Poi mi piace proprio il colore oro, e quindi niente, ho preso questo qui, bello. Vi lascio qua sotto, ragazzi, come sempre tutte le informazioni, e veramente andate a dare un'occhiata, perché ve ne renderete conto stesso voi che fa veramente degli orecchini super super bellissimi. Questo appunto è quello che ho scelto io, ma ci sono veramente varie tipologie. C'è anche per esempio tutto oro senza nessun disegno, veramente molto molto carini. I panni l'ho piegati, ragazzi, la cestona è piena, sono uscita bravissima. Mi sono tolta da mezzo anche i panni quelli là che stavano finendo di asciugare, mancavano una ventina di minuti, l'ho spenta perché comunque erano asciutti. E niente, sto cercando di chiudere un attimo qui la tapparella, il problema è che non vedo dove è arrivata.
Ok, tra una mezz'oretta dovrebbe venire pure Giuseppe e mangiamo. Oggi faccio hamburger per loro, hamburger normali, mentre per me c'ho quella di tacchino. E vicino ci sta la rucola, poi ci sta anche la pizza di ieri se vogliono. C'ho due fagiolini che appunto mi sono avanzati di oggi a pranzo. Insomma ci sta la roba. Ah, mi sono dimenticata queste cosine qua di Giuseppe. Questi due qua li ho lavati, ma li devo rilavare perché qui c'è una macchia, non si è tolta. Non ho fatto il pretrattamento, quindi non si è tolta. Stessa cosa qui, ma sono macchie di olio. Non so se si vedono. Dove stanno? Io ne trovo manco più. Qua, vedi, per esempio, sta macchia qua. Ma vediamo un po'. Mi sono dimenticata di picare queste cose qui. E pizza. Lo vediamo pure per forza. Mannaggia. E vabbè, niente. Quindi ci abbiamo ancora un pochino di tempo. E poi mangiamo e finita un'altra giornata. Giorno dopo, mattina dopo, comincia... Oddio, mi sono incastrata, guarda. Vicino al comò. Comincia un nuovo giorno. Io, come vedete, mi sono già lavata, vestita, truccata, tutto quanto. Ho fatto anche pure colazione. Sono venuta un attimo ad aprire le finestre, perché mi sono dimenticata di aprirle appena sveglia. Mia, guarda, sta aspettando che noi andiamo a svegliare i bimbi. Aspetta, allora, abbiamo qua almeno, ecco qua, passa l'aria, mi faccio pure il letto. Ti vuoi fare svegliare i fratelloni? Vuoi svegliare i fratelloni? Eh? Diamo dei fratelloni? Sì. Ma non è che lei è troppo carina. E comunque, mo ragazzi, dopo vi spiego bene, visto che ultimamente mi state veramente inondando di richieste, di domande per quanto riguarda sta benedetta dieta, alimentazione e tutto quanto. Comunque dopo parliamo un pochino. Eppure il fatto che magari su Instagram c'è qualcuno che mi vede triste, un po' pensierosa. Beh, pensierosa sì, ragazzi, guarda, sta aspettando. Vedi può pensare, ma che va prima dell'incendio, non so. No. Comunque pensierosa magari sì, c'è stato un attimo, un momento un po' così, però tutto bene, quel che finisce bene, insomma, va tutto bene. Quindi veramente grazie per comunque per il pensiero che ha, ecco, che avete, per la preoccupazione che avete. Magari qualcuna lo fa veramente, qualcuno lo fa veramente perché si è affezionato, perché no, comunque ci vuole bene veramente. Qualcun altro lo fa solamente per sapere magari i cazzi degli altri. Però comunque ringrazio veramente tutti quanti. Comunque tutto bene, tutto a posto. Vabbè, mo faccio quello che devo fare. E poi dopo, diciamo, quando torno a casa vi parlo un pochino di questa benedetta dieta. Vediamo se riusciamo a fare anche un menù settimanale insieme, così vi do delle, diciamo così, delle idee. Ragazzi, forza, così vi do delle idee e niente ragazzi, questo è quanto. Facciamo un rifornimento. Mazza, quello a fianco ha messo, vedi, 245 euro. Mamma mia. Ce la posso fare, eh? Io da stamattina ho fatto, ragazzi, un sali e scendi pazzesco, perché sono venuta a casa, beh, mi sono messa a fare le mie pulizie e tutto quanto, salgo a piedi, così faccio anche un po' di attività. Comunque poi mi ha chiamato la scuola di Christian, che io lo sapevo già stamattina dove andare al bagno, e non è andato. L'ho portato al bar, gli ho messo tutta la carta intorno e niente, non è voluto andare. E comunque poco però poi mi ha chiamato la scuola, sono andata a prenderlo. Mo è mezzogiorno e mezzo, a mezzogiorno sono andata un attimo da Giuseppe che gli ho portato delle cose che gli servivano. Mo alle 2 devo riscendere per andare a prendere Vincenzo. Alle 3:30, 4:15 riscendi, vai a accompagnare dopo scuola, vai a prendere Jacopo. E poi dopo, quando hanno finito il dopo scuola, arrivarli a pigliare. Ragazzi, sono troppo stanca. Comunque mo salgo sopra. E niente, poi lo metto a cucina pure per noi. Ho quasi finito di preparare il mio pranzo. Prendo un attimo la salsa di soia, che a posto del sale, insomma, utilizzo questa qui.
la metto un po' sul cavolfiore, un po' sul riso e anche un pochino sul salmone, due semini. I'll be honest. Eccoli qua, semini stanno qua, questi qua sono dei semini che ho misti sia di papavero e sia semi di sesamo nero. Questo qua è il mio pranzetto di oggi, un prototipo, ecco, di pranzo che faccio appunto a pranzo. Ed ora vi spiego il tutto. Ah, ok, c'è il raffreddore. No, vabbè. Vabbè, forse un po' di raffreddore. Sono pronta per fare il mio pranzo, mezzogiorno e 35 più o meno. Cristian sta cuocendo la pastina. Allora, praticamente, ragazzi, la mia alimentazione è una classica alimentazione normalissima, perché tutti quanti mi chiedete ma come hai fatto, come non hai fatto. Alimentazione sana e basta. Cerco di equilibrare il piatto con carboidrati, proteine, verdure e poi i grassi. Come grassi appunto ci abbiamo l'olio, come proteine oggi c'ho il salmone, potete metterci il pollo, mozzarella, ricotta, che ne so, formaggio, uova, quello che volete, verdura, quella che volete, e carboidrati potete scegliere pasta, riso, se non erro anche orzo, farro, tutte queste cosine qua. Quindi è veramente, ragazzi, un'alimentazione corretta. Per quanto riguarda le schifezze, cioè gli sgarri, io come vedete e sapete me li concedo tranquillamente, cioè non mi faccio il problema di mangiare, insomma, il sabato mi mangio la pizza, la domenica la stessa cosa, se c'è da mangiare, che ne so, braciola, cotenna, mangio tutto, quindi veramente non mi creo nessun problema, però appunto cerco sempre di equilibrare un pochino le, diciamo, le cose qua del piatto. E quindi questo è, ragazzi, non ho fatto nulla in particolare. Torno a ripetere che a maggio, quando ho cominciato questa alimentazione, ho preso delle gocce e integratori. Però, allora, le gocce durano solamente 28 giorni, poi non le ho più riprese perché comunque costano tantissimo. Le goccine sono quelle là dell'Arix, giorno e notte, e aiutano più che altro cioè il senso di sazietà, ecco, a questo servono, dovrebbero servire. Però se non mangi corretto, in modo sistemato, non serve a niente che tu ti prenda gocce, pisticche, integratori, beveroni, cioè non serve veramente, ragazzi, a nulla. E infatti io l'ho preso solamente quel mese e poi basta, non ho preso assolutamente più, cioè non le ho prese più, non le ho comprate più, anche perché costano tantissimo. E poi non serve, cioè serve mangiare correttamente, farne uno stile di vita e basta. Ai bambini non sempre, ragazzi, riesco a fargli mangiare quello che mangio io, e insomma questo è, ragazzi, ci vuole solamente una corretta alimentazione per riuscire a raggiungere i vostri traguardi, insomma il vostro benessere fisico, mentale, quello che sia. Però appunto all'inizio non è facile, perché se uno mangia in modo sballato, soprattutto io, dove mi piacciono tantissimo le salse, tipo maionese, tutte queste cose qua, poi mangiavo, ecco, gli avanzi dei bambini, era questo che io mangiavo tanto, salse e gli avanzi dei bambini. Quindi mi sono data anche una regolata, peso tutto quello là che cucino, cioè tutto no. Peso soprattutto la pasta e basta, peso la pasta che cucino proprio per evitare sprechi, anche perché visto il periodo non è una cosa bella buttare cibo, ma non è una cosa bella proprio a priori, indipendentemente dal periodo, crisi o non crisi. E quindi insomma cerco di fare il cibo giusto e evitare appunto sprechi, e quindi ecco, nessuno poi deve mangiarselo, in poche parole. Quindi questo è quanto, mo mangio, che dopo devo riscendere il salmone, ho preso quello là all'MD, al naturale, quello là già pronto, cavolfiore, questo qua è il riso nero che ieri ho cotto,
ho cotto la dose, diciamo, in più. Io 70-80 grammi, quanto ho fatto ieri? Boh. Comunque, poco però l'ho fatto il doppio, ho mangiato sia ieri a pranzo il riso e sia oggi, capito? Ho messo in frigo. È un ottimo modo, ecco, anche quando lavorate vi dovete organizzare. Per esempio questo qua è un piatto che volendo potete prepararvi il giorno prima, senza condire. Lo mettete in frigo a orario di pranzo, di cena, lo cacciate e ve lo condite. Oddio, ho buttato il riso. Ve lo condite e mangiate. Magari la sera al posto del riso potete mangiare il pane, capito? Però io vi consiglio sempre di farvi seguire da un nutrizionista, perché io l'anno scorso comunque sono andata dal nutrizionista, quindi ho già le, diciamo, le basi, no? E poi si sa che comunque uno si sa quello che bisogna mangiare, cioè la carboidrati, proteine, capito? Vabbè, io comunque adesso mangio, ci vediamo domani con un nuovo video, vi aspetto. E niente, se volete su Instagram mi trovate come debbg18, così ci vediamo un po' di più. Mua! Vi voglio tanto tanto bene. Ciao! Wake up at your place. Wake up at mine.